Grazie. Dopo l'introduzione del sindaco posso solamente fare qualche riflessione tecnica, ed è una riflessione critica sulla relazione dei colleghi della Sapienza di Roma, che hanno fatto in poco tempo, arrampicandosi un po' sugli specchi, uno studio sul traffico, sulla viabilità e sulle condizioni per consentire l'accesso e il deflusso di questa colonna di 80, 100, 150, non si sa bene, compattatori, che porteranno, nell'ipotesi che si faccia la discarica, a livello di 10 tonnellate a camion, e si tratta di una sequenza, di una fila molto lunga che non si risolve in poco tempo, perché naturalmente per fare tutto il circo, i tempi medi, per quanto vogliano ottimizzare gli itinerari, ma comunque l'impatto con la città sarà fortissimo, e probabilmente quelli che soffriranno di più saranno proprio i cittadini di Marano. Quindi la vostra battaglia è una battaglia che oserei dire di, proprio di civiltà, perché vedete, chiaiamo, e quindi voi che avete promosso questa battaglia oggi è diventato un simbolo in una situazione democratica generale che vede sempre meno la partecipazione, perché sapete che qui è tutto più o meno omologato, molte forze politiche non sono più rappresentate in Parlamento, quindi il Parlamento, che è stata sempre la cassa di risonanza dei problemi del Paese, non è più rappresentativo di tutte le forze. E al di là di questo, sappiamo anche che spesso ci sono proprio delle omologazioni, non c'è più la destra, la sinistra, ma si fanno papocchi e inguacchi terribili. Quindi Chiaiano e la sua battaglia è ancora più significativa, perché non è che qui si combatte con una parte politica che c'è a favore, qui ci troviamo di fronte a un istituto che è la regione, al comune di Napoli, che sono con Berlusconi per fare la discarica, e questa è la cosa vergognosa. Quindi Chiaiano è diventato un simbolo nazionale di lotta democratica che viene dal basso, io mi auguro assolutamente non violenta come deve essere, ma che porta avanti le ragioni della civiltà, perché Napoli Nord, questo enorme contenitore di persone, oggi raccoglie 400.000 abitanti, e Napoli Sud, diciamo la Napoli della cinta daziaria del comune di Napoli, ha perso popolazione, da 1.200.000 è scesa a poco più di 800.000. E dove è andata sta gente? Si è andata a Nord, Marano, Giuliano, sono diventati dei grossi, delle grosse spugne che hanno per fortuna assorbito questi residenti, ma gran parte di questa gente viene a fatica a Napoli. Quindi, e viene in genere anche con l'automobile, si impatterà certamente con questa fila, questa processione di combattatori, e si blocca tutto il traffico, che saranno tragedie, perché poi c'è la zona ospedaliera più importante, diceva il sindaco, del Mezzogiorno, e quindi le emergenze diverse non potranno essere, anche un incendio, una cosa, deve passare i vigili del fuoco, non lo può fare perché sarà tutto bloccato. Poi anche lo studio che prevede la possibilità di ricorrere a itinerari per voi cittadini di Marano, laterali, per cui in alcune ore del giorno, per ordinanza del commissario, che è Bertolas, alcune strade verrebbero destinate esclusivamente ai mezzi che portano la spazzatura. Questo è un insulto anche a chi paga la tassa di possesso, perché purtroppo loro hanno la forza, in deroga ai poteri del sindaco, di poter applicare, diciamo, le normative speciali. Quindi è tutto un contesto assurdo che ci porta a dire assolutamente che questa è una scelta sbagliata, ed è stata, ripeto, una scelta dovuta in una situazione che si protrae da 15 anni. Napoli e tutta la sua provincia in particolare vive questa tragedia dei rifiuti, che hanno risolto in tutto il mondo, l'hanno risolto in Africa, l'hanno risolto al Cairo in maniera brillantissima, in Egitto. Napoli perché non ha risolto questo problema elementare di vivibilità quotidiana? E purtroppo le risposte le sappiamo tutti, ci sono interessi di miliardi di euro che hanno bloccato un po'. Pensate, insomma, la raccolta differenziata è la cosa più semplice che facevano i nostri nonni, che i nostri nonni pigliavano l'ubido, l'organico, lo buttavano nella terra e si risolveva.
e non c'era il problema, io quando ero ragazzo non esisteva il problema della spazzatura, poi è diventata, ora abbiamo, ora non è possibile che con la riapertura, per fortuna, delle discariche di Savignano e di Sant'Arcangelo, che possono ospitare per altri 2-3 anni le 1.000-1.500 tonnellate di Napoli città e di parte della provincia. Non è possibile insistere su questa scelta sciagurata di Chiaiano, perché in queste discariche per 2 anni, fra 2 anni si saranno pronti certamente i termovalorizzatori. Acerba fra 6 mesi va in produzione, ma allora che munnezza, non dovremmo più munnezza da buttarci, perché se ne mettiamo le discariche non le potremmo mettere nei termovalorizzatori. Quindi c'è una contraddizione assurda. La regione dice diamo 35 milioni da una parte e dall'altra spendono 100 milioni per sta discarica. Ma sono cose assolutamente illogiche. Però ripeto, dobbiamo avere molta pazienza, perché a Napoli dicevo dall'acqua, si debbono convincere che questa è una scelta sbagliata. E anche se hanno speso 500, 1 milione di euro per fare le analisi, i progetti, le ricerche, le cose, tutte del nord queste società, guarda caso, progettisti che pigliano 100.000 euro, vabbè, però se si convincono che a fin di bene, invece di spendere 100 milioni di euro, ne spendono al limite uno e se ne vanno e si risolve. Io credo che questo è poi l'approccio che faceva giustamente il sindaco, che è l'approccio più intelligente, perché se noi riusciamo a bypassare 7-8 mesi, quando sarà pronto Acerra, guardate, quello veramente può macinare milioni di tonnellate, quindi non ci sarà più il problema. Sarà fatto questo in Napoli S, parlano di torcia al plasma, che è un impianto che brucia quantità enormi, ci sarà l'impianto di Salerno, e ci saranno le discariche programmate ancora, quella di Terzigno, se ne apriranno altre. Perché questa fissazione di Chiaiano? Allora è diventato Chiaiano il simbolo, ripeto, in una realtà come questa politica attuale italiana, che è molto purtroppo omologata nella nostra regione pure. La vostra è una battaglia di grande coraggio, di grande civiltà, che vi fa onore e che io sono convinto porterà a dei risultati. Grazie.